sul mio canale. In questo video vi voglio parlare di un brand che io definirei Insta Famous perché è famosissimo su Instagram. Da noi qua in Italia non è disponibile, anche se, ascoltate bene, è proprio made in Italy ed è Iconic London questo. Ho inviato una mia amica che si trovava a Londra in vacanza in questo negozio per acquistarlo, però lo potete trovare anche online su PhilUnique. Io l'ho fatto acquistare a Londra perché volevo in realtà un feedback prima di comprarlo sulla qualità del prodotto, perché essendo visto soltanto su Instagram non riuscivo bene a capire la consistenza, come fosse il prodotto e soprattutto volevo vedere anche dove era prodotto. Il fatto che fosse prodotto in Italia mi ha così reso orgogliosa e spinto all'acquisto, oltre al fatto di essere effettivamente un buon prodotto, anzi, un prodotto oltre che buono, molto particolare. Il pack è molto carino sul bianco e rose gold, eccolo qui. La luminosità, l'effetto glitterato, glow è una loro peculiarità. Questi ombretti sono in vasetto, sono ombretti liquidi, ci sono diverse colorazioni, non tante, eh? E adesso vi faccio vedere il prodotto. Ecco, come vedete è un ombretto liquido. Questa è la tonalità Mystic, che è un rosa scuro bronzato con dei glitter però argentati, quindi freddi. Questo è l'effetto sulla mano. Come vedete, riflette tantissimo la luce e questo prodotto, una volta steso, si asciuga. E questi micro glitter si fissano insieme all'ombretto e il fallout di questo prodotto è davvero minimo. Vedete, io adesso lo indosso, vi faccio vedere adesso quando lo applico con la palpebra non truccata. È sicuramente quello di metterlo qui sulla palpebra mobile o da solo, perché già da solo dà un bello effetto, oppure abbinato magari ad un ombretto. Io adesso ne ho messo appena uno per fare la piega, però potete anche utilizzarlo sopra un ombretto come punto luce magari centrale. Essendo liquido tende a fissarsi sulla palpebra, però non fa quelle grinze tipiche degli ombretti liquidi che si asciugano. Leggermente un po' qui, in questo punto, io sconsiglierei di metterlo se non tirandolo con le dita dalla palpebra mobile verso l'esterno. E un altro consiglio che vi do è quello di non metterne tanto, perché questo prodotto, appunto, non fa le grinze, ma va saputo stratificare, ovvero se ne mettete subito tanto, quando si secca un po' la grinza la fa perché c'è troppo prodotto. Invece è meglio metterne poco per volta fino ad ottenere l'effetto desiderato. Ho l'occhio leggermente infossato, quindi sicuramente io tendo un pochino a nasconderlo, questo ombretto, ma in realtà dà davvero molta luce.
fallout è davvero minimo. Se dovessi trovargli un paragone, sicuramente non lo paragonerei a degli ombretti in crema di Chanel o simili, ma lo paragonerei agli ombretti di Stila, con i glitter più grossi, quelli di Stila. Questo ha dei glitter molto più sottili al suo interno. Qua si è asciugato il prodotto sul dito, vedete che comunque rimane. Prodotto, a meno che non lo sfreghiate davvero tantissimo, rimane fermo. Sulla palpebra dura molto, io ho avuto modo di provarlo e testarlo, non ha dato segni di cedimento alcuno, se non qualche appunto glitter in questa zona che un pochino scende, ma non sta neanche male, devo dire, a me non dispiace, sembra quasi un po' una polvere iridescente. Questa colorazione non mi dispiace, penso sia una bella colorazione, la consiglierei alle tonalità olivastre soprattutto. Se dovessi tornare indietro, probabilmente sì, la prenderei, ma proverei anche quello più chiaro. Ecco, Stila, questo è Kitten Karma è più caldo rispetto a questo. Più dorato si vede, ecco. Però vedete, ora lo metto ex novo di fianco, stile quello centrale. Questo è l'ombretto ormai asciutto, questo appena messo. Vedete, Stila ha i glitter più grossi. Contro la luce sembrano tutti e due dei bellissimi metallizzati. Però una volta asciutto, sì, in Stila vedete il glitter e in questo non lo vedete praticamente, perché è un glitter, vi dicevo, più fine. Bene, il mio video termina qui, spero che vi sia stato utile. Se avete dei dubbi o delle curiosità su Iconic London, non esitate a scrivermeli qua sotto. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale. Ciao e a presto!